Buonasera a tutti e benvenuti alla 12ª edizione del Premio Ortega. La serata si articolerà nel seguente modo. Gli indirizzi di saluto del sindaco introdurranno gli interventi della dottoressa Anna Maria Vitale, direttore del Museo Ortega, e di Franco Maldonato. Seguirà la consegna del Premio Ortega 2017 al professore Claudio Strinati, che saluto già da ora e vi invito a salutarlo con un applauso. Grazie professore. La serata si concluderà con l'esibizione del gruppo di percussionisti del liceo Alfano I di Salerno con Percussioniamo Live. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti e benvenuti alla 12ª edizione del Premio Ortega, del premio ufficiale Ortega organizzato dal Comune di San Giovanni a Piro nell'ambito appunto della rassegna Equinozio d'autunno. Io voglio ringraziare tutti voi per essere qui stasera ad accompagnarci alla consegna di questo premio a cui teniamo molto e che connota tutta la nostra rassegna. Volevo ringraziare il Vice Sindaco per aver scelto in maniera scientifica una serata così bella, con una luna piena così bella, e quindi da incorniciare spettacolo a spettacolo, quindi uno spettacolo naturale in cui si incornicia una serata di arte, quindi non poteva essere collocata in maniera più sapiente. Con il Vice Sindaco, il dottore Pasquale Sorrentino, abbiamo cercato in tutti i modi di far recapitare gli inviti per questa serata in ogni casa di bosco, quindi scusateci se ci siamo introdotti con i nostri inviti nelle vostre cassette postali, sotto le vostre porte. Sopportateci per questo, ma ci tenevamo ad invitare tutti gli abitanti di Bosco a questa iniziativa, perché a nostro avviso, come testimoniato l'anno scorso addirittura con l'attribuzione del premio Ortega all'intera comunità, è proprio la comunità di Bosco la protagonista di questo premio, perché la sua storia e la sua gente, la storia e la gente di questo borgo hanno indotto il pittore Ortega a trattenersi ad eleggere questo paesino come terra di elezione, come terra scelta dove trascorrere la propria vita. E perché questa comunità, come abbiamo visto durante la presentazione del libro del dottor Nicola Cobucci, è attrice principale delle tele di Ortega. Molti abitanti di questo paese, addirittura alcune persone che erano intervenute l'altra sera, erano proprio le persone ritratte nelle tele di Ortega. Io ringrazio la commissione giudicatrice composta insieme con me dalla dottoressa Anna Maria Vitale, che è la nuova direttrice del Museo Ortega, ormai non più tanto nuova perché ormai già ha patrocinato diverse iniziative e sapientemente sta conducendo questo museo ad aprirsi non soltanto ai visitatori, ma ad aprirsi soprattutto ai più piccoli, alle scolaresche, alla possibilità che già da piccoli si abbia un contatto diretto con l'artista e si possano già percepire, già maturare, già essere rapiti da quelle suggestioni che il quadro, a cui il quadro può indurre. Ringrazio il consigliere delegato alla cultura, l'avvocato Franco Maldonato, per aver coordinato, oltre alla rassegna di Storia in Piazza, questa rassegna culturale. Ringrazio il dottor Nicola Cobucci, che è presidente dell'Associazione Ortega, e il dottore Salvatore Soprano. Voglio ringraziare per ultima, ma non certo per importanza, perché sappiamo tutti noi dell'amministrazione il lavoro oscuro ma certosino è fondamentale che fa Michela Riviello. Michela Riviello ci accompagna con il suo lavoro in ogni iniziativa culturale ed è un elemento fondamentale per tutte le iniziative culturali del nostro comune. A lei va veramente il mio affettuoso grazie anche per averci accompagnato in questa serata. Salda subito. Io sono molto contento per la scelta, quando mi è stata comunicata tra le varie opzioni e poi insieme abbiamo scelto, la scelta fatta dalla commissione di omaggiare col nostro premio il professor Claudio Strinati, insigne critico e storico delle arti figurative, la cui ricerca tra gli altri artisti molto si è soffermata su un pittore straordinario come per esempio come è il Caravaggio.
Io vedo tra il Caravaggio e Ortega molti tratti di similitudine, a parte l'animo particolarmente irrequieto del Caravaggio, al di là della diversa espressione pittorica tra il Caravaggio e Ortega, io ritengo che Caravaggio si avvicini molto a Ortega, perché come il nostro pittore amava ritrarre gli umili nella loro vera e a volte anche sporca fisicità, e questo uso di avere una raffigurazione rivoluzionaria certo non fu molto favorevole a Caravaggio, che ebbe molti problemi. Penso a me stessa alla conversione di San Paolo, dove la visione del santo è completamente rivoluzionaria, perché si vede in primo piano il sedere del cavallo, come per esempio alla Madonna dei Palafrenieri, dove questa Madonna popolana si china mostrando il petto, come la morte della Vergine, dove si dice addirittura che Caravaggio abbia raffigurato una prostituta che era stata trovata morta nel Tevere col ventre gonfio e che fu addirittura rifiutata come opera perché ritenuta addirittura blasfema. E quindi in questa luce che si trova nei quadri di Caravaggio, partendo proprio dagli umili, e che si sprigiona dai quadri venendo fuori dagli stessi quadri, a me ricorda la colorata forza rivoluzionaria dei personaggi ritratti da Ortega, i personaggi che anche in questo caso escono dai quadri per gridare in faccia al mondo un anelito di giustizia sociale, di rivoluzione sociale, una ricerca di giustizia mai doma nonostante le asperità della vita. Io penso che dobbiamo vedere a questi quadri con, oltre che con ammirazione, con un senso di speranza per quello che può essere il nostro futuro e che può essere le nostre aspettative nel nostro futuro, perché senza un po' di sana rivoluzione io penso che non ci possa essere il nostro futuro. Per cui io vi auguro a tutti una buona serata e vi auguro di divertirvi insieme con noi. Buonasera a tutti.